Il caso ha voluto che trascorresse il suo penultimo giorno da ministro, almeno per ora ovviamente, proprio nella sua Salerno. Quando ha organizzato il corso di formazione politica, che ieri ha vissuto la terza giornata, il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, non poteva certo immaginare che la situazione politica ed economica del paese sarebbe precipitata fino al punto da indurre il premier alle dimissioni. Mara Carfagna ha ribadito anche ieri sera all'Hotel Mediterranea che il governo Monti è l'unica soluzione possibile in una fase del genere, per il bene del paese. Guardi, è ovvio che la strada maestra sarebbe quella di ritornare a dare la parola agli elettori. Un governo deve essere legittimamente, democraticamente eletto e investito dalla volontà popolare. Questo accadrebbe in tempi normali, è evidente che non ci troviamo in un tempo normale, che il periodo che stiamo attraversando è assolutamente anomalo, eccezionale. Lo spread nei giorni scorsi ha superato quota 500, vuol dire che gli interessi che saremo costretti a pagare sul nostro debito sono troppo alti per essere sostenuti. L'unico modo per tranquillizzare i mercati e i partner europei credo che sia quello di dar vita a un governo largamente condiviso da tutte le parti politiche. Credo che la forza di Berlusconi debba essere proprio questa, contribuire a far nascere e a rafforzare un nuovo esecutivo che possa dare quelle risposte immediate, tempestive che i mercati e l'Europa ci chiedono. La terza giornata del corso di formazione politica sarà dedicata ad un tema di grande interesse ed attualità, il rapporto tra la giustizia e la privacy. A discuterne con il direttore del Tempo, Mario Sechi, sono stati Maurizio Paniz, capogruppo del PDL nella giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati, e poi Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente del Garante della Privacy. Un politico